Siamo qui con il Pardo che ci ha lasciato gentilmente il suo canale per fare questa iniziativa, ma siamo con me stesso, cioè Roxas, sono capitano dei Fluffy Blues, mentre chi ci accompagnerà questa sera sempre col commentare delle partite, c'è cioè Edoardo. Ciao a tutti, sono Edoardo Giuniper Ferraris, alcuni mi conosco anche come Duckpond Online. Allora, innanzitutto, non credo che tutti quelli che sono qui sappiano cos'è l'API. L'API è un'iniziativa che c'è da ormai 3 anni, questa appunto è la terza edizione, non è la partita che stiamo giocando, la siamo... bugia, ci hanno già invitato per i match. Allora, chiudo la partita che stavamo giocando. Cos'è l'API? È un Allegramente. torneo, sì, vabbè, è un torneo a squadre, in quale partecipano 8 squadre che sono capitanate da 8 persone e poi altri giocatori, di base devono essere un minimo di 7 o un massimo di 10. Ogni settimana queste squadre si sfidano fra di loro e qui i giocatori schierati, che in questo caso, in questa edizione, sono 6, si sfidano fra di loro e poi si determinerà alla fine della settimana quale squadra ha preso più punti o comunque ha battuto più volte l'altra squadra. Definiamola così. La prima partita che vedremo è Luca Marcato contro Francesco Baldelli. È Luca Marcato del tuo team, giusto? Sì. Adesso vedete sotto i nick, vi parleremo un attimo anche con i nomi e introdurremo anche un po' i giocatori. Come stavo dicendo, siamo 8 squadre. Adesso vedremo una partita fra i Fluffy Blues e Blind Hurricanes. Io sono, come ho detto, il capitano dei Fluffy Blues. Il giocatore che giocherà questa volta per il mio team è Polpolpo, cioè Luca Marcato, giocatore che credo molti di voi conosciate come top 8 player con Stakataka Shed Shell in 2019. Giocatore che è stato pagato anche abbastanza al draft e sinceramente sono stato molto Mi pare contento sulla dell'acquisto. ventina di crediti, se non ricordo male. Sì, mentre Baldelli, parlaci un po' tu. Francesco Baldelli è un giocatore di Milano che non credo abbia mai fatto major, però si è sempre andato a tornei locali e ha avuto un ottimo risultato con il secondo posto al Mid-Season di Milano del 16 febbraio, mi pare fosse, con non il team che sta usando, tutto un altro team con Durant, e l'ha portato al secondo posto, appunto abbiamo anche streamato quel Mid-Season. Infatti, parliamo un attimo del team. Il team di Luca è molto particolare, con Indy di maschio, Pokémon che Sì, non a si è visto molto in questa stagione. proposito di mid-season del 16 febbraio, Luca ha portato questo esatto team, nel senso era questo il team con questi sei Pokémon. Appunto, c'è questa particolare di Indy di maschio, che invece normalmente lo si vedeva, si è visto molto di più femmina, perché quello femmina fa un ottimo ruolo di supporto, invece vediamo come il maschio sia molto più offensivo, quindi è lì principalmente per entrare e fare danni. Sì, Non tanto come per fare follow me, heal, pulse, helping hand, roba del genere. mentre dall'altra parte vediamo Baldelli che gioca anche lui, un team comunque abbastanza singolare con membri come Gudra e Alcremie. Gudra che in realtà si è visto nei passati FGC, non tanto, però ha sempre avuto un ruolo diciamo decente, comunque un drago abbastanza bulky nel lato di difesa speciale. Sì. Dynamax regge tantissimi colpi e credo che una combinazione molto buona di quel team sia appunto Alcremie più Gudra, con Alcremie che boosta con la sua mossa Decorate e Gudra che regge tantissimi colpi, boosta il suo attacco e quindi rende facile Allora, sweepare. i primi quattro Pokémon del team Francesco li ho già visti in un team di Blaziken che ha fatto top 64 regionale di Dallas di metà gennaio, mi pare. Ovvero Gudra, Alcremie con Keldur e Excadrill c'erano anche in quel team lì. Non mi ricordo gli ultimi due, mi ricordo che c'era un Milotic e non un Whimsicott. E non so Rotom Heat se ci fosse. Comunque si sono già visti i primi quattro, che è una core, non dico una core solida, consolidata, perché ha avuto un risultato e basta, però c'è già chi ha provato a lavorarci sopra. Sì, inoltre l'altro Pokémon che stavo guardando, che adesso è salito davvero tanto in usage, non che fosse basso precedentemente, è con Keldur. Pokémon che può essere giocato in due versioni, sia con la Flame Orb, che gli permette di avere un accesso a danni davvero molto molto anti late game, ed è un grande pulitore del campo, mentre anche la Salt Vest, che sinceramente preferisco, che è un'opzione che può essere utilizzata soprattutto anche in mid game, e ti permette di lasciare con Keldur a fare magari meno danno, però con più consistenza. Sì, esatto, l'Assault Vest dà più consistenza, poi permette di tenere con Keldur più turni in campo, mentre invece il set con la Fiammosfera, Flame Orb,
anche col fatto che perde vita lui stesso ogni turno, fa molto più affidamento sul fare tanti danni in quei pochi turni in cui sei in campo. Oppure l'unica recovery che hai è, cioè devi, puoi soltanto recuperare vita con Drain Punch e sperare che basti Sì, c'è per Edoardo a rimanere in vita a commentare. lungo. Sì, sono d'accordo. Ciao. Adesso aspettiamo che i giocatori scelgano i Pokémon. Ok, sono partiti. Lead Darkrai Gyarados e da parte di Ballerina invece Goodra Whimsicott. Allora, Gyarados Ok. che, cosa molto importante, non lo vediamo fare Intimidate, quindi avrà sicuramente Moxie. Allora, era abbastanza prevedibile, avendo anche Hitmontop, sia Hitmontop che Arcanine in team, che invece sono molto più forti con Intimidate, ci stava a pensare che Gyarados non ce l'avesse, ma avesse Moxie, perché poi tre Intimidate rischiano di essere pesanti in un metagame in cui si vedono abbastanza di frequente Pokémon come Bravery, Bisharp, Milotic, che appunto sui quali non vuoi attivare Intimidate, quindi ci stava a pensare Sì, che fosse Moxie. assolutamente. Però comunque bisogna considerarlo. Soprattutto è un Sì, po' sì, sì. complicato adesso, soprattutto quando entreremo in Season 3, avere così tanti Intimidate, perché Milotic e Bravery sicuramente si alzeranno d'usage, visto che entrerà in Sì. Cinder ora nel meta. Quindi questa è una Allora, una. nota molto importante da tenere in considerazione. Sì, ricordiamo che l'API segue il formato ufficiale, ovvero per le prime 2 settimane si giocheranno le partite. No, per la prima settimana soltanto si giocheranno in serie 2. Mentre invece dalla prossima, come an quando anche la settimana poi si sposterà, cioè anche il formato ufficiale si sposterà in serie 3, anche l'API giocherà poi a quel punto in serie 3. Una cosa interessante da capire riguardo a questa lead è le mosse di Goodra. Perché Goodra si vede spesso con mosse, con tante mosse diverse, da terremoto a codacciaio, a fulmine, anche a idropompa. Oh no, forse non è impala idropompa, ma impara fanghiglia, ma di water. Quindi Edo, ti cercano bisogna in vedere chat. perché. Mi cercano in chat? Quale Sì, nella chat? chat di Showdown. C'è un piccolo problema, adesso lo risolviamo subito. Ok, va avanti tu a parlare, io risolvo. Sì. Allora, guardando un attimo le lead, Arcanine qua può essere abbastanza libero di sparare uno Snarl, anche se Goodra, ricordiamo che ha un ottimo moveset che comprende mosse, mol molte mosse del tipo Thunderbolt, Fire Blast. Adesso non ricordo se ha pure la mossa Water, possibile. Quindi Arcanine comunque deve stare attento. Mentre Gyarados qua lo vedo in un'ottima posizione perché può sia Dynamaxare sia attirare un Dragon Dance. Mentre dalla parte di Baldelli vedrei, si può fare tranquillamente anche dalla sua parte Tailwind. Però Goodra, se rimane in campo e non ha un modo per shottare Arcanine, si prende uno Snarl e ciò inciderà abbastanza sul suo damage output. Sì, esatto, come dicevo prima, bisogna vedere che mosse ha quel Goodra, cioè se decide di fare tipo Tailwind più Fulmine, addirittura Max Lighting su Gyarados, può prendere un KO. Però nel caso in cui tipo Gyarados esca o cose del genere, rischia di prendersi uno Snarl e non è bello prendersi, cioè nel senso, è già a meno uno per le mosse fisiche da Intimidate, se poi va anche a meno uno dalle mosse speciali, inizia ad essere messa a dura prova il danno che fa Goodra, perché con entrambi gli attacchi nerfati non riesce a esprimere al meglio il proprio potenziale, che è quello di essere un Pokémon resistente che prende tanti colpi e restituisce facendo danni di molti tipi diversi. Quindi adesso vedremo cosa fare. Tanto Ok, spiega pure tu cos'è successo, così. devi darlo, sei tu il capitano, quindi tu Sì, devi dare la no, no, conferma. conferma, ho Ok, va bene. confermato. Allora, quello che è successo è Francesco Baldelli ha errore suo, ha sbagliato le mosse di Whimsicott, ovvero non so cosa di preciso abbia messo al posto, cioè, al posto delle mosse che voleva. E quindi Luca, cioè, ha la possibilità di cambiare, è il suo avversario che deve scegliere, nel senso Luca può scegliere con anche la conferma del capitano che è Roxas qua in chiamata, può scegliere di permettere all'avversario di cambiare il team e usare le mosse che voleva usare. Sì, assolutamente. Qua ho la sottoscelta del giocatore, personalmente. Lui Sì, ha chiaro. deciso di fare così. Adesso vediamo. Speriamo che ripartano in breve tempo. Scusateci per questa problematica, non dipende da noi. Sì, diciamo Adesso. che la questione è, da una parte, cioè in gioco c'è anche un minimo di onore, cioè tutti vogliono vincere, quindi se tu sbagli io ho tutto il diritto di approfittarne. Dall'altra ci sta anche che però, non essendoci soldi o roba di grande valore in gioco,
i giocatori decidono, vabbè, giochiamoci una partita come, cioè, giochiamoci una bella partita piuttosto che giochiamo solo per vincere. Quindi ci sta entrambe, io rispetto entrambe le decisioni, sia quella che appunto ha scelto Luca di, cioè, sì, metti pure le mosse che volevi mettere, sia anche una decisione opposta, ovvero no, continuiamo a giocare con le mosse, qua hai sbagliato tu, tra virgolette, ne paghi le conseguenze. Comunque Luca ha fatto, tra virgolette, l'uomo d'onore, Si è fatto la scelta ha permesso. morale, diciamo. Sì, ha fatto la scelta morale, ci sta. Ovviamente ho lasciato scegliere il giocatore perché qua è una scelta che dipendeva da lui, a mio parere. Sì. Adesso riapro tutti i game e partiamo. Comunque, per quelli che ci stavano chiedendo in chat, questa è l'API, cioè l'Associazione Pokémon Italiana. È un torneo a squadre dove giocano 8 squadre capitanate da 8 persone. Ogni squadra è formata da 7 o più giocatori. E queste squadre si sfidano ogni settimana per decretare poi quale vincerà fra le due. Alla fine della Swiss, dimmi pure. No, vabbè, sì, alla fine della Swiss avremo appunto la top 4, ovvero le 4 migliori squadre si affronteranno a quel punto in semifinale e finale. E poi appunto dopo la finale uscirà il vincitore. Se volete vedere più statistiche, replay vecchi, dati, abbiamo una spreadsheet che viene aggiornata, non dico in tempo reale perché non viene aggiornata in tempo reale, però abbiamo una spreadsheet con tutti i dati. Riesci a metterla in chat? Sì, L'hai messa su una la chat? linko subito. Ok. Potete trovare, se non la ritrovate, potete andare tranquillamente sulla news di Pokémon Millennium e la ritrovate. Comunque, questa è la spreadsheet, potete trovare, come ha detto Edo, tutti i dati del torneo e niente. Sì, appunto, vediamo che dicono, vanno gli stessi lead i due giocatori. Ok, Vediamo turno parti. 1 arrivare Tailwind e Max Wyrmin. Ok. Allora, di solito si gioca su Drago Meteor, la mossa Drago su Goodra, ovvero dal lato speciale. Sì, perché aumenta il power di Q10 che può essere importante per prendere alcuni roll. Più che altro sei anche immune a Intimidate, quindi quello fa più comodo perché ti Sì, permette di anche quello. spammarla con più tranquillità. Vediamo arrivare un crit che suggerisce che con Raikou sia Southwest e Comunque, un altro Arcanine. Intimidate. Sì, intanto è arrivato lo Snarl, quindi ora quel Goodra sta meno 2 Maxuse. meno 1. Maxuse Questo qua sì. per riportarsi su, però adesso. È su Sludge Ok. Bomb. Legend Button per rientrare in Gyarados, un altro Snarl per riabbassare di nuovo la. Ok, L'attacco speciale. qua vediamo entrare Gyarados perché Luca penso abbia pensato. Non mi ha fatto il turno 1 la mossa elettro su Raichu, cioè nello slot di Gyarados, quindi è probabile non abbia una mossa elettro. Quale potrebbe essere Max Lightning in questo Ma io ci caso? starei attento perché potrebbe arrivare. No, decide comunque di E fare la invece mossa arriva safe. Max Wyrmwind. Decide di fare la mossa safe, Max però Wyrmwind. Whimsicott lascia. Whimsicott va KO perché era già stata rotta la sash, la possibile sash dai Snarl di Arcanine. Sì, Quindi ora Whimsicott va KO. qui finisce anche la Dynamax di Goodra, quindi lo mette in una casistica di un fake out da parte di Raichu, che è possibile che arrivi. E Excadrill non se la vede benissimo contro Gyarados. Vero che può fare mossa roccia, però non so quanto danno possa fare. Ok, si Ma rivela la addirittura vediamo Charty arrivare la Charty Berry. Berry. Vediamo la Life Life Orb. Orb da parte di Exodus, questo è importante poi per i prossimi game, perché almeno lo sanno. Qui arriva l'Airstream per boostarsi ancora di più la velocità, quindi Gyarados sarà sempre il Pokémon più veloce in campo, a meno di sorprese. Qui arriva Hitmontop che può fare un altro fake out e quindi Luca si porta in una situazione di board control abbastanza pesante, perché ha Gyarados più veloce, che minaccia pesantemente sia Excadrill che Goodra. Hitmontop che può fare un altro fake out così da parare Gyarados dallo slot che non colpisce. Diciamo che è in una buona posizione qua. Anche riguardo ai Pokémon che potrebbe avere dietro Francesco, nel caso in cui sia Rotom Wash, scusate, Rotom Pit, viene minacciato dalla mossa acqua, con Keldor dalla mossa volante e Alcremie dalla mossa acqua principalmente, però più che altro Alcremie non fa tantissimi danni. Sì, ma a Quello che è parte successo danni. all'inizio partita è stato, abbiamo visto da parte di Francesco Dynamaxare subito, ma non ha preso nessun KO con la Dynamax. È vero, e questo l'ha danneggiato pesantemente. Qui credo che arrivi fake out più mossa acqua. Sì. Fa Più mossa acqua su Excadrill che regge. abbastanza Ok, danno quindi comunque. sì, ha preso tra virgolette lo slot giusto dove proteggere Francesco. Però comunque Ora si è siamo di preso nuovo. un 50% di danno. Sì, il danno comunque è notevole. Bisogna Solo considerare che una cosa, in reality è un altro. Hitmontop potrebbe avere oltre Wild Guard che arriva, e arriva il Vediamo. Waterfall, che quindi boosta di uno l'attacco, arriva il Rock Slide, no, arriva l'Iron Head, mossa intelligente da parte di Baldelli. Stavo dicendo, poteva arrivare anche un Mach Punch, che è comunque una mossa che si può vedere su Sì. Hitmontop.
Diciamo curiosa la scelta di Wildgar, che molti tutto in questo metagame decidono di non usare Wildgar per il motivo semplice che se sto, cioè, non posso evitare le mosse rocce su Gyarados perché, cioè, non posso bloccare Rockslide perché qualsiasi Pokémon con Rockslide può Dynamaxare e fare Max Rockfall. Se voglio bloccare Terremoto, qualsiasi Pokémon con Terremoto può Dynamaxare e fare Max Quake. Quindi vediamo, molti Hitmontop decidono di non avere Wildgar. Invece Luca decide di, cioè, Luca ha scelto di avere Wildgar sul suo Hitmontop, che infatti vediamo che continua a usarla per continuare a E bloccare i vari Rockslide qui arriva Igor's Power, e che Power Mist insomma la partita era e già Pumice. abbastanza compromessa. Più Sì. E diamo ancora un altro Wildgar più Waterfall. altro qua Sì, tira Wildgar perché è come... l'unica mossa che aveva Excadrill per fare qualsiasi tipo di danno a Gyarados, era la mossa roccia, che come abbiamo visto era Rockslide e di conseguenza veniva completamente bloccata da Wildgard. Sì, esatto. Quindi non aveva quasi motivo non fa di non farla Hitmontop, anche se ti aspetti che non ti faccia più la mossa roccia, per visto Wildgard, non ci perdi granché a farla, perché comunque non ti minaccia danni su Hitmontop. Quindi 1-0 per Luca. Giocata bene da parte di Luca, nel senso, come dicevo prima, ha stallato bene la Dynamax di Goodra con un paio di switch giusti, ma Sì, con soprattutto col drop. fatto che il Moxie di Gyarados abbia annullato il drop da parte di Max Wyrmwind che abbiamo visto che è arrivato su Gyarados. Quindi con il fatto che Moxie abbia riportato Gyarados a più 0, poi anche più 1 e più 2, ha aiutato molto al permettere a Luca di fare danni in endgame. Forse non avesse avuto Moxie sarebbe rimasto a meno 1 quel Gyarados, quindi sarebbe stata molto difficile per Luca Sì, sarebbe stato minacciare i difficile. danni. Secondo me non così tanto, perché comunque abbiamo visto, Valdelli ha portato sempre Pokémon che potevano essere mandati, che io secondo me anche da un Gyarados meno 1. Ricordati che poteva colpirli tutti in modo super efficace con Sì, questo è Waterfall, vero. oppure. Però questo non lo sappiamo perché non sappiamo le spread. Però, Sì, esatto, poi un Rotom vediamo. Hit molto bulky può reggere Waterfall a meno 1 anche se c'è la pioggia. Però, appunto, col fatto che era Moxie non c'è stato bisogno di tutte queste cose. Esatto, adesso vediamo le stesse lead da parte di entrambi i giocatori. Vediamo se Valdelli deciderà di non dinamaxare subito, ma lasciare. No, decide di dinamaxare di nuovo Goodra. Però decide di andare Sì, su Arcanine, forse. che però è più veloce, quindi droppa lo stesso Goodra. E Max Geyser, la mossa acqua, quindi manda in KO Arcanine. E va capo, non mi aspettavo prendesse Kyo, onestamente, questa... Boh, invece sì, è questo comunque a meno senso. 1. Goodra non ha un attacco speciale bassissimo. Quindi. No, no, comunque, avendo rivelato Max Geyser, penso che questo Goodra sia completamente speciale, ovvero mossa drago fatta da Max Wyrmwind, mossa veleno fatta che appunto ha fatto fare Max Woods, Qui è stato e bravo. adesso vediamo la mossa acqua. Qui è stato bravo secondo me Luca a switchare via Gyarados, perché così ha un nuovo fake out e comunque sta continuando a stallare Goodra come la prima partita. Sì, esatto, adesso vediamo com'è. A differenza della prima partita, un KO è stato preso da questo Goodra. Ah, però prende la full para qua, abbastanza È una full brutta. Purtroppo para. Sì, è brutta, però ogni tanto, cioè nel senso, è se ti metti a spammare 25%. Naz... Sì, è 25, adesso vediamo che sono due Pokémon paralizzati da parte di Francesco. Sì, a differenza di Quindi... altri status, quali congelamento, secondo me è abbastanza fair. Nel senso, se continui a spammarla, prima o poi una full para arriva. Esatto, è arrivata sull'ultimo turno di Dynamax che... È un po' sfortunato però per Francesco, però Quello è meno andata così. importante, secondo me. Era importante comunque mandare KO Arcanine, così che non può Sì, fare è tutti vero. quegli switch che abbiamo visto nel primo game. È Adesso vero che vediamo. però adesso con Raichu vivo, Gyarados che può dinamaxare. Non è una situazione bellissima da parte di Valdelli, anche se comunque. Ok, Davvero no. vediamo che ha azzeccato, tra virgolette, lo slot di Moonblast, ma è servito poco, nel Sì, è senso è ritornato riuscito Raichu e a anzi, prendere peggio. Hitmontop, ma Eject Button torna Raichu. Cosa vuol dire tornare a Raichu? Che ora c'ha Fake Out da una parte e mossa acqua dall'altra. E a meno che C'ha non. Fake. Non so, secondo te la mossa volante su Whimsicott lo shot anche dietro Protect? A Non ho idea. quel range? Perché nel caso Ma. facesse fake out più mossa volante lì e non lo reggesse, comunque sarebbe un'ottima mossa perché qui non può farti nessuna mossa Rotom per, tra virgolette, danneggiarti Può farti Gyarados. Will-O-Wisp. Può farti Will-O-Wisp, però intanto tu vai a più 1 e quindi è come se fossi a meno 1. Sì, ora ti dico, non mi dispiacerebbe neanche vedere un fake out su Whimsicott e kill nell'altro slot, per il semplice motivo che prendi un boost da Moxie e poi puoi Dynamaxare ancora, avere 3 turni dopo,
Quindi invece vediamo comunque appunto Fake Out su Whimsicott per non mettere Tailwind e mossa. Ah, brutta qua di nuovo un'altra full para. Qui secondo me Luca sta cercando di portarlo nella situazione che stavo descrivendo prima. Un'altra full para da Gutra, adesso ne stanno Un'altra arrivando full. tantissime. Ok, penso che qua Gutra sia andato ad attaccare Gyarados. Sì, Potrebbe essere stato o anch'io. un Fake Tears Dracomiteor oppure un Tailwind Dracomiteor. Comunque penso che l'attacco di Gutra arrivasse su Gyarados, quindi non Sì. era stato tanto rilevante. Qui Luca decide di fare mossa volante più fake out che manda KO. Vediamo Thunderbolt se Eh ce sì, l'ha prende Gutra KO. quanto fa. No, full para di nuovo. Ok, full para di nuovo. Non sapremo se è tanto fa. Più Lo sapremo o non lo che altro sapremo? perché. Credo che a sto punto rientri Raichu. Nel senso, Sì, adesso Stone se lo Pop para. non serve a granché, tanto vale rimettere dentro Raichu. Ripeto, non ha mai fatto la mossa elettro coi Gudra. Forse non ce l'ha. Forse invece semplicemente non voleva mai che entrasse Raichu a prenderlo. Non lo sappiamo. In ogni caso, non penso avrebbe fatto tanti danni. Andiamo a arrivare a No, azione. Non entra Airstream. Raichu, ma Airstream ci sta come Close mossa? combat. Vediamo. Arriva il close combat che prende un altro KO. Sì, ottima giocata questa da parte di Luca, perché l'Airstream ha portato il punto più 2, quindi auspidava per forza. Il punto auspidava per forza Excadrill, quindi ha potuto prendere il KO, avendo già visto nel game prima che quell'Excadrill non era Focus Sash, ma era Life Orb. Quindi Airstream, Kira a sinistra, Close Combat, Kira a destra, sono più veloce. Puoi switchare e Rotom se entra da una parte o dall'altra regge, ma se switchi non ti prendi danni. Quindi giocata safe da parte di Luca, che Sì. paga perché vince la seconda partita. Quindi adesso i Fluffy Wooloos si portano sul 3-0, quindi non possono più matematicamente perdere la giornata, possono al massimo pareggiarla. Sì, ricordiamo che le giornate sono da 6 partite, ovvero 6 volte quello che abbiamo visto adesso. Una partita tra due giocatori. Qui la E partita. vinta la terza adesso, quindi il punteggio di 3-0. Parla pure del game, intanto inizia a settare per il prossimo. Ok, allora parliamo del game. Come abbiamo accennato prima, la partita è stata molto. Da una parte Gyarados che Dynamax, dall'altra Gudra. Qual è stato il punto volta? Gyarados ha sempre preso 3 KO nei 3 turni di Dynamax, se non sbaglio. Forse ne ha presi 2, da 2 prima e 3 dopo. Gudra ne ha preso 1 in 2 partite. E nei 6 turni ne ha preso 1. E questo si è fatto vedere molto alla lunga, perché per Luca è stata una questione di non mi faccio prendere danni su Gyarados, non mi faccio prendere il KO su troppi Pokémon, e poi entro con il mio Gyarados e un giro di Intimidate, due Fake Out, anche il bruciapelo, cioè non il bruciapelo, il parafulmine da parte di Raichu, che vuol dire che le mosse elettro non le può spammare con così tanta facilità, mosse elettro che Gyarados soffre, e questo gli ha permesso di vincere la partita. Nel senso, è stato semplicemente lì. Controllo il danno, Si controlla, ma lo rallento, assorbo i suoi 3 turni di Dynamax, entro col mio Dynamax in una situazione in cui lui non può assorbire i miei, e vinco. Nel secondo game ci sono state un po' di paralisi di qua e di là. Ora io non so quanto contassero, forse potevano contare tanto, non boh, credo, secondo me perché sono sono arrivate comunque. davvero. Secondo me sono arrivate davvero tante paralisi. Adesso non le ho contate, ma credo che siano state 4 o 5. Ah, aspetta, è arrivata sull'ultimo turno di Dynamax di Gudra, una Poi paralisi. Sì, altri due full para assieme. però appunto, sì, un turno in cui c'è la doppia full para di Whimsicott Gudra e poi basta. Sì, Quindi intanto c'è 3. Quindi sì, partiamo. percentuale alta, però comunque vedevo Luca in una posizione abbastanza convincente, cioè molto convincente, Sì, sì, anche sì. qualora fosse arrivata una full para. Intanto vediamo il prossimo match che tra Marco Fiore e Roja parla pure dei giocatori. Intanto fixo la grafica. Allora, Marco Fier non credo ci sia bisogno di introdurlo, nel senso, giocatore molto molto giovane, questo è il suo secondo anno da Master. Sì, ha vinto un internazionale, quindi non credo ci Sì, sia molto da. l'anno scorso ha preso dei due al mondiale, quest'anno è sulla buona strada di prendere dei due, avendo appena vinto l'internazionale, quello di Melbourne. Tra l'altro, se volete rivedere lo streaming, sta quasi tutto su twitch.tv/Pokémon, che è stato lì tutto lo streaming di Melbourne. E dall'altra parte invece Roggia e Agnello Pio La Pietra, un giocatore di cui io non conosco molto, cioè nel senso so che è del sud Italia, ma non so neanche No, dirvi preciso dove. non ho molte info Non credo nemmeno io. abbia grandi presenze ai major, comunque fuori dall'Italia, fuori dalla sua zona.
Quindi non sto dicendo che sia scarso, semplicemente non lo conosco sufficientemente bene da parlarne. Il match è tra Lightning Squirrels e Torpedo Forrest. Torpedo Furrels, sì. Il risultato è, non lo so perché hanno giocato una partita adesso. Te lo dico subito, se è stata aggiornata la Ok, spreadsheet. no, a quanto pare sta 2-0 per i Torpedo Furrels, se ho capito bene. Ok, parliamo Tra un po' l'altro, dei team Lightning adesso. Squirrels. Ah, No, vai pure, vai pure. io non sono nella partita, quindi devono invitarmi. Ok. Per Adesso. quanto riguarda, sì, dicevo, io sono giocatore dei Lightning Squirrels, quindi la mia squadra, io giocherò poi domani. No, sì, domani. Oggi giocheranno appunto Marco Piero contro Roggia, vediamo. Terza partita, poi le altre sono sempre domani, ci sarà Plesci contro VJ Bucks e domenica dovrebbe essere Fedecampo contro Bubulu, ultime partite. Quindi poi vediamo. Io ancora non sono nelle partite, quindi se mi L'ho invitano. detto, ho detto a Marco di invitarti, adesso ti dico i team. Marco sta giocando. Ok, ti ha invitato. Escadrille Tyranitar, Togekiss, Rotom, Dragapult e Sylveon. Mentre Roja sta giocando Grimmsnarl, Duraludon, Inteleon, Rotom, Taglierba, Mau. Conkeldurr e Chandelure. Allora, sono entrambi i team che abbiamo visto al D2 dell'internazionale di Melbourne. So che il team con Inteleon e Grimmsnarl lo giocavano sia Oliver Escolin che Alfredo Chang Gonzalez, mentre il team di Marco Fiero lo giocava un giocatore giapponese di cui non mi ricordo il nome. Però abbiamo visto questo. Ah no, non è vero, forse va Dusclops il team giapponese. Non mi ricordo. Comunque è un team molto più standard, nel senso vediamo la Core Sand più Rotom Wash che ha una buona sinergia con Sand, Sylveon che è un Fairy molto forte che a Marco piace, Togekiss che è probabilmente il Pokémon più forte del formato e Sì, Dragapult che comunque è assolutamente. veloce e danni ne fa. Ricordiamo che Ora Togekiss ha forse. avuto il 75% di show-up nella top 32 dell'ultimo internazionale. Cioè, parliamo di Sì. un numero assurdo, se andiamo a pensarci. Quasi a livelli di Incineroar. Comunque, Sì, quasi a livelli, no, no, non proprio a livelli No, quasi. Incineroar. Incineroar, cioè, stavamo sopra l'80, sopra l'85, anzi. Sì. Forse anche siamo arrivati a. Cos'è? Mi ricordo che al primo regionale forse stava a 31 su 32 team in Top Cut. Incineroar. Sì, assolutamente. Comunque, una cosa per i ragazzi in chat, che magari vi siete iscritti allo special italiano, e mi preme dire questo. Nella serata sono state mandate un bel po' di mail di conferma dell'iscrizione, quindi nel caso guardate, nel caso non l'abbiate ricevuta, guardate nello spam oppure mandate una mail a Pro Gaming che credo cercheranno di risolvere. Purtroppo più di questo non si può fare. Sì. Allora, riguardo a matchup tra i due team, io forse vedo forse il team di Marco Fiero un po' tanto debole a Trick Room in generale, nel senso Sì, allora, il quel Pokémon team. più lento è Sylveon e boh, forse con Yon e il supporto di Togekiss qualcosa si può fare, ma non è difficile. Però invece da parte di Roggia il team, l'unico Trick Room setter è Chandelure, che però di solito si usa. È vero che in questo team si usa con Trick Room, ma con Imprison Per Trick Room per Imprison più non che farlo fare agli altro. avversari, Sì, quel esatto. team l'ho giocato un bel po'. Non si usa quasi mai per Trick Room. Si usa in molte poche situazioni. Comunque, vediamo da Sì, parte di giusto. Marco Fiero una lead di Sand pura, cioè Escadrille Tyranitar. Mentre Roja decide di andare in una lead molto offensiva con Grimmsnarl e Inteleon. Allora, Inteleon che credo che abbia portato sia per togliere la Sand, sia comunque perché fa bene contro più o meno tutto il team. Sì, questo è Pairato con vero. Fake Tears, shotta praticamente tutto il team di Marco Fiero tranne Rotom Wash. Sì, appunto questo qua, di solito questa combo di Grimmsnarl Inteleon si vede perché c'hai sia la potenziale di fake out più danni. Ma oltre al fake out hai anche la possibilità di fare fake tears con Grimmsnarl che con la vita burla appunto va prima di qualsiasi altra mossa e soprattutto va prima di Inteleon. Inteleon Pokémon un po' mi viene quasi a dire di nicchia, nel senso è sempre rimasto lì considerato Pokémon forte, ma non è mai arrivato al livello di Gustav, nel senso è sempre quel Pokémon che aggiungi fake tears e magari di speed control e che quindi non riesci a inserire bene in un Gustav come invece abbiamo visto molti quelli con Tyranitar, Excadrill, Togekiss e roba del genere. Però adesso
Appunto, di solito si opta più per team incentrati su Inteleon e sullo spam di mosse speciali. Infatti, vediamo come il team di Roge abbia 4 attaccanti speciali più Fake Tigers. Sì, più in realtà secondo me sono 5, perché Grimmsnarl in quei team non ha sempre la mossa offensiva. Qui parte subito una D-Max di Inteleon, una D-Max di Tyranitar. Arriva il fake out sullo slot che ha switchato e la Max Geyser su Togekiss che gli fa il Tutto su Togekiss. 70%, mentre Quindi Rockfall se vediamo riporterà la Arcanine Sand. Lifeorb, ok, sì, quindi da questo punto di vista vince tra virgolette lo scambio, mi verrebbe dire Marco Fiero, perché se ne esce con danno sulla Dynamax, molto Molto buon danno pulito. sulla Dynamax e ancora la Sand dalla sua. Oltre che la Sand si porta in una posizione in cui può fare Follow Me e danneggiare tutti e due i Pokémon dell'avversario e andare addirittura KO Inteleon, che di solito in questi tipi non ha Protect, perché ha una coverage abbastanza ampia che gli permette Mi di pare che non runnare avesse Protect nel team che avevano utilizzato appunto Alfredo e Oliver. Mi pare non avesse Protect. Tanto vogliamo arrivare a Airstream anche. e Sì, è Airstream può anche Rockfall fare su abbastanza Inteleon Protect. che porta il KO. Però Ora, con Keldur si porta più uno con la Flame Orb. esatto, che si attiva. Cosa molto interessante è vedere se ci sarà Duraludon dietro, perché per ora è l'unica risposta a Sylveon. Quel Duraludon. Con Keldur ora può minacciare Tyranitar con Drain Punch, che non sono sicuro prenda anche io. Col fatto che Tyranitar è dynamaxato. Però appunto l'unica risposta a Sylveon ora è un eventuale. È l'unica risposta Sì, quel team soffre veloce, effettivamente. concreta, è Duraludon. Senza Duraludon, cioè, È molto Rotom Moro non è proprio difficile. una bellissima risposta, e Chandelure sì, perché si prende danni Eh sì, ma positivo, ma non gli no. fa tanti danni. Conta che Quindi dietro serve c'è una anche risposta diretta. c'è Escadrill dietro, quindi Sì, anche Chandelure esatto. non è proprio un'ottima risposta. Quindi qua dipende molto sia dal Pokémon che ha dietro. Comunque il team di Roja soffre davvero davvero tanto, Sylveon. Soprattutto dopo che prendi il KO su qualcosa che lo può shottare. Tanto vediamo Guarda. arrivare la Protect sul Fake Out, È il buona Drain play. Punch che E Drain Punch disintegra che prende il KO, Tyranitar. quindi. Bello, cioè, giusta play, giusta giocata da parte di Roggia, ovvero faccio entrare con Keldur e gli aumento la velocità, mentre sacrifico, tra virgolette, Tyranitar, scusa, è Inteleon. E ora si trova in un'ottima posizione, avendo Sì, minacciato però il KO qua su Tyranitar. non capisco Qua molto la play invece. di Roggia, perché protegge con Keldur. Ok, ha Per me senso. si aspettava una Protect da parte di Excadrill. Si aspettava, qua Excadrill protegge e non voglio prendermi Hyper Voice gratis. Quindi proteggo con Keldur per poi adesso avere il KO su, cioè la mossa su Excadrill. Sì, però il problema è che qua adesso Escadrill è libero di prendere il KO su con Keldur e poi il turno dopo Infatti prendere il KO su Duraludon. abbiamo visto una. Beh, addio, KO su con Keldur e su Duraludon non è detto, perché Mach Punch comunque fa tanti danni a Excadrill. Quindi Quello è vero, ora però che c'è un doppio Duraludon. target prenda anche io. Duraludon potrebbe. Che set potrebbe avere? Potrebbe essere AV in effetti. Sono abbastanza. No, vabbè, non può. Non è Life Orb, perché Life No! Orb ce l'aveva già Grimmsnarl. Vediamo arrivare la Protect da parte di Mach Punch che porta la Sasha Sylveon. avrà EQ? Ha EQ. Ah, EQ, sì, ok, vediamo. Quindi, partita finita. Ok, partita vinta da parte di Marco. Ottima giocata. Sì, non è ancora finita, però ha due È Pokémon più praticamente veloci di. finita. Cioè, ha un Pokémon più veloce. Mach Punch che non prende KO. Forse voleva vedere i danni. Sì, credo che volesse vedere i danni e poi provare a scoutare un possibile quick attack, cosa che ovviamente non farebbe vedere Marco perché è in una posizione totalmente di vantaggio. Andiamo al secondo game. Buona giocata da parte di Marco, appunto quel turno che ha, come si direbbe, calato la Sword and Sella e si è portato a più 2, permettendogli poi di minacciare i danni su con Keldur e su Duraludon. Probabilmente è stata vinta quel turno lì la partita. Cosa potrebbe cambiare come Pokémon? Allora io penso di vedere di sicuro con Keldur, perché nonostante abbiamo visto due Fairy già, appunto, sono tipati due Pokémon Fairy da parte di Marco, con Keldur è comunque essenziale per Tyranitar e Excadrill. Appunto, con la Flame Orb attivata abbiamo visto prendere KO su Tyranitar anche Dynamaxato, che è stato molto molto importante. Puoi di invitarmi di nuovo, che sono ancora Sì, fuori dalla partita. li ho scritto. Ok, adesso stanno invitando tutti i giocatori. Comunque la partita non è andata tutto un senso unico. Diciamo che l'ha abbastanza risolta quell'EQ di Escadrill, perché se non avesse avuto EQ, comunque
fosse stato AV quel Duraludon, cosa che attualmente non sappiamo. Comunque non era bellissima la situazione per Marco. No, no, esatto, avessi dovuto fare affidamento solo sulla mossa single target che fosse Iron ed Iron's Power, era brutta la situazione. Anche se avrebbe potuto fare un Iron's Power su Duraludon, prendere Kyo in quello slot e poi in 2v1 provare a gestirsela, magari azzeccando qualche turno di Protect o meno. Adesso vediamo come potranno risolvere. Il problema del team di Roger è che appunto se vuole portare Inteleon deve portare per forza un modo per, tra virgolette, supportarlo. Perché altrimenti è un Pokémon davvero molto fragile. Ok che ha un output di damage davvero davvero alto, però muore davvero facilmente. Sì, Quindi... l'attacco speciale di Inteleon è base 125, che magari venendo da un formato in cui c'erano Primal, Kyogre, Groudon, Xerneas, sembra un pochino basso, però in realtà, visto il power creep che c'è stato con il passaggio a Spada e Scudo, l'attacco speciale di Inteleon è tra i più alti del gioco, quindi da danni ne fa. Adesso vediamo un attimo come la risolveranno. Marco potrebbe anche rilidare uguale, visto che comunque è andata abbastanza bene, anche se si è dovuto rischiare quella Swordance lì, predictando la Io mi Protect con aspetto Keldur. più una stessa lead da parte di Roggia piuttosto che da parte di Marco Fiero. Beh, Nel più che altro... senso, gli attrezzi, i tools per vincere la partita con quei due Pokémon lì ci sono. Cioè, le mosse, le spread le ha. Bisogna soltanto giocarsela un pochino meglio, magari non dare la danza gratis Sì, che a comunque Excadrill. diventa un problema alla lunga. Anche in Sì, late game, alla fine decisamente. abbiamo visto un EQ e ha risolto la partita. Sì. Potremmo vedere Rotom forse in questa situazione, perché non è stato portato Rotom Mow da parte di Roggia, quindi Marco potrebbe provare a portare il suo Rotom Wash, che resiste tutte le mosse di Inteleon, proprio tutte, tranne Max Darkness, che però è poco usata. E in compenso minaccia danni su Inteleon, discreti danni su Conkeldurr, su Chandelure e su Duraludon non tanti, perché potrebbe benissimo essere Assault West, però. No, invece decidono tutti e due di fare la stessa lead. Allora, ricordiamo che Inteleon di base Dynamax shotta Tyranitar se non Dynamax, anche sotto Sand. Però se Anche sotto Dynamax Sand? sotto Sand sì, lo shotta. Se No, ok. ha la mossa forte come mossa acqua lo shotta, altrimenti Ah, no. ok. Dipende sia da quello sia comunque dalle scelte che farà. Ok, Sì, qui c'è decide sempre Dynamaxare Excadrill e Dynamaxare ovviamente il Inteleon. rischio di vedere che. Ah, Fetti ha su Mi sa Excadrill. che questo è un doppio su Excadrill per mandarlo subito in Sash. Con un crit abbastanza Sì. Sì, inutile. Non ho capito infatti il non penso conti. Fetti'ars personalmente. Qua è importante il fatto che abbia retto Inteleon. Assolutamente, qua può fare una kill tranquillamente su tutti e due i target. Sì, Cosa questo è vero. che sinceramente attaccherei fossi lui Tyranitar. Perché Excadrill può fare Max Protect e lui ti fa Rock Slide e perdi praticamente un turno. Infatti decidi di fare così. Attacca Tyranitar, però vediamo appunto andare KO anche in Inteleon a raccogliere Life Orb e con Keldur che si prende Il boost però si prende un un Max bel danno. Quake. Sì, diciamo la giocata da parte di Marco è stata più safe, cioè io ti faccio il Rock Slide e Max Quake, se tu mi attacchi Excadrill vai KO pure tu, se invece non mi attacchi Tyranitar, cioè se tu attacchi vai KO e quindi con uno dei due comunque io rimango ad attaccare e faccio Rock Slide oppure Max Quake e quindi mi boosto, quindi Qui in ogni caso è messo discretamente bene. rientra Grimmsnarl che può fare un fake out e shottare Excadrill visto che è un PS. Anche se Sì, qui Togekiss tirando un Dazzling Gleam shotta entrambi i Pokémon se fa il infatti io qua. crit. Oddio, dipende da quale sia di Togekiss. Si è Sì, visto ovviamente ho detto anche se in team del critta. genere più resistente. Non è detto che sia per forza Scoplens. Comunque sì, nel caso in cui sia un Togekiss offensivo, ha la possibilità di doppiare e prendere, cioè di fare Dazzling e prendere due kill. Onestamente, visto come sta giocando Marco, non credo vada a proteggere qua il suo Excadrill, ma decide di attaccare perché, sempre il discorso di prima, se mi fai. Ah, invece la protegge. Comunque, il discorso da doppio Protect per giocarsela safe. Il discorso di prima era: se mi fai la mossa. Se mi fai Fake Out, comunque ti lasci scoperto da un Dazzling Gleam.
Sì, qua arriverà la Babidi su Grimmsnarl e il Thunderbolt che prende il Chaos su Togekiss. Di solito, quindi appunto, i Rotom in questi team sono molto offensivi, quindi è normale che prenda il abbiamo Chaos. visto un po' di mosse diverse rispetto al team che giocavano Alfredo e Oliver, quindi questo non so se Marco sapesse tutte le mosse di quel team lì e si è rimasto un minimo sorpreso oppure no. Appunto, vediamo che era tipo Foul Play, Roselie, Barry, Grimmsnarl, invece qua vediamo che è Babiri con scusate, Babiri con Spirit Break si chiama, sì. Tanto Marco fa un'ottima giocata di proteggere il proprio Silvano. Sylveon per evitare di prendersi Fake Tears, perché tanto probabilmente sa che se lo deve prendere prima o poi Sì. il fulmine da parte di Rotom, però se me lo prendo preferisce A più prenderselo a zero, più 0 certo. piuttosto che a meno 2. Quindi ci devi fare il Rock Slide per fare il flinch come nella finale, però non parte, qui credo che arriverà un Hyper Voice. E hai per voi sì, che Sì, saranno arriverà Citrus, notevoli. pensavo. Sì, qua Tra l'altro quel sinceramente. Rotom va KO da un altro Hyper Voice, mi sa. Sì, quindi deve Sì, per forza che attaccare Silveon, ma non riesce a mandarlo KO con due mosse, quindi anche qua Marco ha messo molto molto bene. non riesce anche perché non arriva a farlo. E E infatti. Excadrill minaccia il KO con I su Ironhead, cioè di Ironhead su con Keldur. Che per carità, appunto, vogliamo arrivare a Machpunch. Ah, Machpunch Iron sì, Head non è detto pure. su Rotom, però regge il È Leaf Leafstorm, Storm, esatto. però Hyper Voice e Marco si porta a casa la partita. Sì, diciamo che ha fatto la giocata giusta, Aniello, ovvero doppio Sylveon con Mach Punch perché non arriva a fare Drain Punch. E Leafstorm, che è la mia mossa che mi fa più danni. E se riesco a prendere il KO, a quel punto Sylveon KO, Excadrill non può vincere 1v2. Se invece non prendo il KO, cosa che è successa, non aveva giocate alternative, cioè doveva cercare crit e cose del genere. Quindi da quel punto di vista lì ha fatto la giocata giusta, Aniello, però non aveva abbastanza danni. Sì, Quindi alla fine diciamo non è che, riuscito a vincere. come avevo detto nella prima partita, il team soffre molto da Silvio. Infatti, in questo Sì. game, Marco è riuscito a posizionarlo in una maniera tale che l'avversario non potesse mai mandarlo KO e potesse spammare tranquillamente Hyper Voice. Come abbiamo visto, ha fatto un danno abbastanza ingente su Rotom, che probabilmente era incentrato più che altro sull'offensiva. E ha fatto, vabbè, ha preso ovviamente il KO su quello che doveva prendere, però mi sono stupito del danno su Rotom, sinceramente. Sì, ha fatto più del 50%, okay? Quindi con il cippino di Rockslide, quel più del 50% voleva dire che ha preso due KO nonostante la Citrus. Quindi questo è abbastanza importante. Ora, Adesso andiamo a vedere un attimo come sono messi i sì, due qua di team. fianco a Ok, me intanto è arrivato Luca Marcato. buonasera. possiamo Sì, abbiamo intervistarlo visto. sulla Sì, partita. abbiamo visto Eh beh, giocare prima. certamente. Un pochino in ritardo, volevamo averti subito dopo la partita tua, ma è No, venuta sono così. successi degli imprevisti. Comunque, la partita prima che hai giocato contro Francesco Baldelli. Sì. E Noi com'è parlavamo del andata? fatto come tu abbia gestito Beh. meglio il tuo Dynamax rispetto al suo. Beh sì, l'obiettivo della partita era un po' stallare il suo perché Gyarados non poteva fare praticamente nulla davanti a Gudra dinamaxato perché continuava ad avere l'attacco abbassato da Max Greenwind. Quindi dovevo fare in modo che finisse la Dynamax di Gudra per riuscire a dinamaxare Gyarados in maniera ottimale. Se no sarebbe stato uno spreco da parte mia. Sì, quindi abbiamo, cioè, ti è venuta, hai fatto esattamente quello che volevi fare e ci sei Sì. riuscito. Anche se insomma quel Max Geyser mi ha un attimo lasciato Sono rimasto male. stupito anch'io del fatto che prendesse il KO. Sì. Tu te lo aspettavi il fatto No. A che parte che fosse non mi ricordavo prendere l'avesse, ma quello è un punto secondario. il KO? Sì, No, no, diciamo come appunto il punto forte di Gudra è quello di prendere, coprire quasi tutti i Pokémon con mosse di tipo diverso, da appunto questo che fosse Slagrom, Mudwater, Dracomito, forse forse Thunderbolt, Hydro forse Pump aveva. Impara Hydro Pump, non ne sono Sì, sicuro. Allora abbastanza. forse Hydro Pump. Comunque, appunto, Aspetta, coprire mi hai su messo il dubbio. tanti spettri diversi i Pokémon per mosse diverse che faceva. Quello che non è riuscito a fare, Francesco non è riuscito a farlo perché tu hai messo lo Snarl fin da subito, o comunque con Fake Out Nuzzle l'hai Sì, avevo un po' parecchio. di modi per gestirlo. Anche, insomma, le paralisi sono state scandalose al limite Quanto era il predatore del su 3, tipo? sì, al limite del, insomma, dell'illegale. Sì. E vabbè, insomma. Alla fine penso che la seconda squadra non contasse, perché la prima mi aveva messo in uno spot abbastanza favorevole fin da subito. Sì. Ora, non sono Intanto confermo che sicuro. impara Hydro Pump. Imparare, ok.
Stiamo avendo qualche leggero problema con lo streaming. La prossima partita dovrebbe essere tra Simone Fabbricatore e Enrico Genovese, ma non sappiamo ancora, quindi Sì, dai, aspetta un stanno per secondo. iniziare. Stanno per Stanno per iniziare, iniziare. ok. Ho già messo Giusto punto per in grafica. chiudere allora il discorso con sulla partita che abbiamo visto di Marco. Scusate se saltiamo un po' di qua là, ma solo adesso Io abbiamo non l'ho visto. Gianluca disponibile. Ah, vabbè, è un send contro Inteleon, che è la partita, tu Vabbè, ah, conosci. ok, simpatico. E appunto è stato chiave il fatto di gestirsi bene Sylveon, farlo entrare quando il resto del team di Enel era già indebolito, cliccare un po' di volte Ivervolt senza neanche dover pensare quello giusto, perché Ivervolt colpisce entrambi e Sì, chiaramente. vincerla così. Quindi da quel punto di vista sto bravo Marco. Quindi a questo punto siamo 2-1 per i Furrets la settimana contro gli Squirrels. Dovrebbe essere, Se sì, intanto tu lo sai meglio. è arrivato anche Agnus E non so e perché guardavano, cioè mentre guardavamo una partita giocavano l'altra. ah, Quindi io non l'ho vista, l'ho vabbè, valida nei miei compagni, però sì, da quanto ho capito. dai. Invece io posso dare aggiornamenti sulla Dei situazione Vulus. dei Vulus. Siamo 3-1 perché Kevin Salvetto ha appena perso contro Jostix, 2-1. che sarebbe Gioia, giusto? Sì. Quindi abbiamo ancora due match da Abbiamo ancora due giocare. match da giocare per prendere la Quando le vittoria. giocate, i prossimi Vabbè, match? ve lo dico subito, però. Lucky giocherà Dovreste domani. Lucky trovare. giocherà domani alle 18 contro Elias. Mentre abbiamo l'ultimo match, non so quando. Aniello dovrebbe. Aspetta, allora. Atenello è l'unico di cui manca l'orario. Sì, perché non sa se. Ha detto o stasera alle 22 o domani. E quindi non. Non Mi abbiamo sono sono già già persi gli passate, quindi aggiornamenti, se non ha. quindi io immagino Se che. non ha ancora cominciato, probabilmente gioca Esatto. domani. Adesso stiamo aspettando l'inizio del prossimo match. Sto cercando di comunicare coi capitani. Ok, quindi Intanto io ho chiesto Allora, ad adesso Aniello vi faccio un attimo aggiornamenti. un recap di come sono messi adesso i team, visto che Vai. dobbiamo un attimo aspettare. Abbiamo per adesso Rockers contro Gracium. A 3-0 per i Rockers. Ha vinto Lem Grazie, mi contro ricordiamo, campione Zeke. in carica. Esatto. Shy contro Prisco. E Pisco, scusate. E Sanvi contro Peppe, che sono stati i game giocati. Vuluz, Hurricanes, l'abbiamo già detto. 3-1 per ora per i Vuluz. Vuluz Riders 1-1. Ceri ha battuto Gorracci 2-1, mentre qui abbiamo un match storico che si è svolto ieri. Axel VGC che vince la sua prima partita all'API contro Zenzero. Mentre Furrets contro Squirrels siamo 2-1 per i Furrets. Marco Fiero abbiamo visto in live ha vinto 2-0 contro Roja, che è la prima vittoria degli Squirrels, mentre Pado e Potro l'hanno vinto contro Clintop e Zupito. Sì. Tutti e due per Effettivamente 2 a la 0. partita tra Giovanni Favara e Chiara Pedrolini è andata in, cioè, è stata giocata mentre noi commentavamo Marcato contro Valdelli, credo, più o meno in quel lasso di tempo lì, quindi è appena successo. Ok. Dunque, la partita che dobbiamo vedere forse adesso è Sì, tra forse. RJ e Rockers Sì, va tutto e bene. Quagsalmon, scusate. Tutti i Rockers. RJ sfida tutti i Rockers di Tutti nuovo. assieme. Uno dopo l'altro, Sì, diciamo. sì. Tra RJ e Quagsimons, e potremmo vedere la prima vittoria di una squadra di questa edizione, perché se, che qualora Quagsimons, ovvero Simone Fabbricatore, vincesse, Sì, aggiudicherebbe la vittoria per i esatto, Rockers. porterebbe i Rockers sul 4-0, e quindi Altrimenti sarebbe la prima squadra che vincerebbe. arriverebbe un 3-1 e comunque il massimo che possono fare ormai Grassium è un pareggio. Sì. Visto Invece mi che sfugge il motivo per cui Snorlax, PGC e Vonix sono in corsivo perché nella sono stati sheet. sabbati. Erano al Ok. posto di Astrea e Dinamo che hanno avuto problemi loro. Ok. E quindi sono stati salvati per quale sono. Non so, parlaci un po'. No, del match hai già parlato. Non so, un attimo. Facciamo una random battle mentre Va aspettiamo. bene, io ci sto assolutamente. Gen 7 possibilmente. Va bene, sfidami Mi hai pure. attivato. Facciamo un po' di Bugia. No, bugia, non c'è bisogno. No, Ghosty no. mi ha appena comunicato che la partita è iniziata, quindi dobbiamo andare a guardarla. Mi dispiace per gli spettatori che volevamo vedere Luca Marcato No, a me perdere per la sua spiace per prima me, volta. vabbè. Sì, va bene, va bene, Adesso chiudo un attimo va bene. Io tutti questi intanto ci messaggi. tengo a segnalare un errore importante nella sheet.
Cioè? Vuluz va in classifica a 2-0 e me lo Sì, conferma è scritto internet. intanto con uno, intanto con due. Come Perché internet? si scrive con due, però. Sì. Tra l'altro ho odiato fortemente Roxas per aver scelto un nome del genere. Perché su un sacco di volte a parlare tra Vuluz e Bulus Effettivamente è molto si difficile. confondono Vulus, Vulus, è talmente vero. tanto. Si dovrebbe cambiare l'accento, in teoria Sì, sarebbe sono una è Vulus. Vuluz, l'altra è Bulus, che la U è diversa da una parte all'altra, però gli Intanto allora aziende di c'è. scelta spesso si Adesso abbiamo confondono. aperto la partita nel Ancora una frattempo. volta io devo entrare. Vediamo un team di Carrer Sì, che contro... Dimmi tu, presentiamo. Nat. Ha la core, insomma, la coppia principale che ha fatto scalpore, che è Togekiss Roserade, Davvero affiancata da una core forte. Trick Room con Dusclops Rhyperior e con Keldur. Prima era presente un Vanillax all'interno del team, mentre adesso è stato ultimamente sostituito da Indeedee femmina. Vedremo se ha uno scopo all'interno di questo matchup o se sarebbe stato meglio, per esempio, un Vanillax per gestire Gastrodon, che in ogni caso, insomma, viene gestito abbastanza da Conkeldurr, ma non è mai abbastanza, e anche da Roserade. Sì, però appunto il fatto di avere come unica risposta un Gastrodon Roserade, cioè non è l'unica risposta, però. No, appunto, Conkeldurr vince l'1v1 in teoria. Togekiss. Sì, addirittura anche. Sì, Togekiss può far ce ne sono di bene modi, però in late anche a game. Rhyperior. Se ti tira un Max Quake a P2, Vabbè, non è sto che zitto, Gastrodon può bene effettivamente è essere stata la una cosa prenda. molto, molto sbagliata. Allora, dall'altra Dall'altra parte. parte, Quagsimons. Scusami. Quagsimons, senza essere finale. Simone Fabbricatore, giocatore calabrese, se non sbaglio. Dovrebbe. Non so se ha già l'invito oppure no, in ogni caso ha tanti punti. Andiamo a Sì, comunque è controllare. abbastanza Quindi conosciuto nella sono zona. molto vicino. Sì. Anche lui, come abbiamo detto prima, di Agnello, non è mai uscito tanto la sua zona, credo. Abbastanza Non sicuro di no. uccidetemi se ho sbagliato, non lo conosco benissimo. E le vediamo ridare Silvia a un Gastrodon, ovvero un lead abbastanza con due Pokémon Sì, lenti. comunque vediamo da parte sua un team più basato sulla Trick Room, con un'opzione offensiva di Durant. Con Gositel, che l'abbiamo visto spesso anche vincere il Rose Tower Sì, il problema nelle mani di Lucamere, adesso. giusto? Sì, l'accordo di Gotita Durant più Sylveon c'aveva anche Lucamere quando ha vinto lo Star. Dovrebbe Sì, il problema principale adesso è quel Togekiss che è più veloce potenzialmente di essere tutti di e due i tutto, Pokémon. In realtà di tutto, è sì. vero? E quindi potrebbe fare davvero davvero molti danni, Io penso soprattutto se è che. scritta. Allora, Scritta. riguardo alle mosse di quell'Indeedee, abbiamo visto tante versioni diverse da. Vabbè, Follow Me penso sia abbastanza essenziale, anche Psychic. Protect. Confermo che Fabbricatore ha l'invito a 310 CP attualmente. Sì. Qui parte un Comunque, crit abbiamo su visto Sylveon. anche mosse come Helping Hand. Aiuto, perché Sì, così? diciamo che non condivido il Follow Me. Ah, è arrivato un Follow Me, ok, sì. Boh, in realtà qua prende praticamente una kill su un Pokémon e il Follow Me permette a. Cioè, in realtà non è servito molto perché penso che Appunto. Air Power fosse Sì, ci poteva indirizzato stare comunque anche su Indeedee. uno Uno Psychic, Psychic. sì. Non era sicuro di killare e non voleva prendersi danni su Togekiss, mi farebbe dire, Beh, ma. su Togekiss si sarebbe preso massimo uno Scald che Ho un Ice Beam. molto improbabile, molto più improbabile di uno Scald. Penso che le mosse d'attacco in ordine siano Scald, Earthpower e poi forse si vede Clearsmog e ancora meno spesso Ice Beam. Intanto, Ma di ah, Water ecco, Muddy Water, Rissa? sì, scusatemi, Muddy Water, ok. effettivamente le due stab acqua che alternano, e intanto abbiamo visto uno switch in non molto felice da parte di Simone, di Gotitel, su Hildon. Sì, Sì, questo penso confermi che Indeedee non abbia il ping hand perché ci sta. No, no, non è che lo conferma, però erano due turni in cui faceva comodo fare il ping hand piuttosto che fare altre mosse. Anche perché Psychic, killava appunto, il turno tutto. dopo. Sì, anche Psychic. Diciamo che a maggior ragione anche questo turno qua, qualora arrivasse un attacco su Gastrodon senza il ping hand, sarebbe quasi la conferma che non Io ce l'abbia. fossi in Enrico qua farei un attacco su Gotitel per evitare la Trick Room e se ha Protect proteggere Indeedee. Per preservarlo, fare un eventuale follow me dopo. No, decide Sì, di fare oppure follow me fa di follow me nuovo, invece no, abbiamo un ok? follow me Non adesso. vuole. Cioè, preferisce andare di. Non so. Forse, Altra secondo me se lo vuoi situazione in farà. cui io forse avrei fatto Psychic ad Secondo me se lo fa avere. uccidere qua. Sì, esatto, Ma così. qui non vedo molto messo bene Simone perché a meno che non missi Leaf Storm. La Otto verde volte di bufera. fila. E Cioè. infatti devi sai un bel po' di volte perché sia importante come miss. Perché qua banalmente fa Leaf Storm su Gastrodon più Dazzling Gleam oppure
e Slash potenzialmente Dazzling perché non missa. Sì, credo che sia la play più safe. Sì, allora qui appunto Dazzling Gleam e Leafstorm non penso ci Puoi anche perdiamo. andare di Airslash. Per no, non lo so, infatti Ma può missare. ma sei sicuro di killare con Dazzling, prendere Sì, KO? critta. E se dice che 50 contro 95, va di Airslash, va di... E qua non Cioè, condivido lo slip out no, no, per neanche io. niente. Secondo me l'ha fatto sullo slot a sinistra, prevedendo un Sì, per possibile switch. coprire. Però Ok, no, anche sì, qua ma sembrava... quali switch c'erano infatti, stavo safe? dicendo quello adesso. Cioè, cosa Sì, devo ma mettere? anche Con la Kendur che Rosicea. No, la esplodeva? Rosicea è veloce. Per... Chandelure si prende un botto di Chandelure. danno. Sì. Sì, effetti non aveva molto senso. Boh, ci poteva stare per coprire, però capisci che allo stesso tempo, dopo che si è fatto gli Storm, ora non c'era più Gastrodon, che veniva Sì. stunnato molto meglio. Io ora qui prevedo se quel con Keldura V ci sono delle possibilità di vittoria da parte di Simone, se non ne vedo troppe. Non ne No, avrei ci devi troppe. proteggere. Vediamo se C'è ha Muddy fatto... Water. C'è Muddy Water, C'è Muddy ok, ma Water c'è che si apre la anche... possibilità, c'è No, anche Leafstorm che colpisce perché in prima. quel caso avremmo potuto vedere Protect da parte di Gastrodon più Max Hailstorm su Roserade, per esempio. Non ho ancora maxato. E non ha maxato e basta proprio. Se ne vuole tenere due per il match dopo, secondo me ha deciso di optare per questa strategia molto in voga. Questa parità mi sembrerebbe dire che sia già finita, nel Sì, senso che poi che... notiamo che non ha usato proprio il Diamax per Simon. Eh sì, No, arriva appunto, soltanto però... adesso. Altro miss di Leafstone, quindi le appunto ha percentuali deciso di non migliorano a suo tenerselo per favore. il game dopo. E vediamo... Andiamo a Rockfall. Attenzione C'era una però. possibilità. Un'informazione che non avrei voluto rivelare fosse stato Sì, è in vero, Simone. nel senso, oddio, forse c'è una possibilità, se hai con Keldur più veloce E e critti, tra l'altro, perché secondo critti, me. arriva la Protect, niente, li prendi. Leafstorm, No, vabbè, anche meno 2 fa no, è un danni. po'... No, 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 ha protetto qua. No, appunto, doveva crittare senza la protezione. Beh, c'è sempre la possibilità di tutti i misti. Ma no, a questo punto basta Effettivamente è fare più veloce, Slugtongue. l'abbiamo visto ai danni di Sand e dal Burn. Quale? Quello di... No, no, Quello no. Quello di di Enrico. Simone. No, ha attaccato prima Enrico. Sono E in allora tie. sono in tie. Perché... Sì, è vero, effettivamente No, non è dal... vero, dal danno di Sand, Dal Zen è partito prima quello prima quello di di Enrico. Enrico e quello di Simone dopo, mentre il Burn è il contrario. Quindi brutta questa anche per il matchup, il fatto di essere in Ah, tie con sono in tie Keldur. garantiti, quindi. Sì. Sì. No, no, no. Quello di... Questo qui non se l'è preso la scottura. È stato solo il fatto di venire Ragazzi, io scottato parte lasciatemi dopo stare il per danno. favore, Per voglio ora andare a ha dormire. tutte le tie o eventuali le ha vinte Sì. tutte quello di Enrico, Enrico. che è comunque importante da Sì, sapere per il esatto. matchup, perché sai che sei più veloce, quindi vinci di 1v1 in quel modo. G2. G2, secondo me come può G2 dice Simone fixare? non si adatta in nessun modo, è un Ma problema non è sicuramente. Secondo me la adattarsi, è lead... come. E quello è il punto. Sì, tra l'altro, perché non ha un follow me per ipoteticamente redirectare Max Flare di Togekiss. Allora, una cosa Quindi... possibile è qualora quel Durant avesse Thunderfang, mossa che abbiamo visto sul Spesso. Durant di... spesso non tanto, però la porta No, Edoardo ultimamente non ci Cugna, sono stati pochi. appunto internazionale di Melbourne. Thunderfang aiuta molto contro Togekiss Roserade, perché appunto fai Thunderfang e danno su Togekiss, più metti il campo così Roserade non ti può addormentare nessuno. Però non ha grandi Pokémon per supportare comunque Durant. Durant, nel senso... No, è anche vero che appunto non può fare niente contro il lead di Togekiss con Durant, secondo me. Sì, questo è vero. Però dicevo, nel senso, anche ti parte il Thunderfang, comunque poi ti becchi Airstream sul tuo Sì, Durant, se è più ti lento, becchi ciao. Flare, insomma. Insomma, Cioè, sì, è quello che decidi di fare. durante il fatto che sia più lento di Togekiss a più uno non è detto. La maggior parte delle volte vorresti usare il tuo Togekiss in modo che succeda, ma non è detto. Cioè, vorresti usarlo per essere più veloce. Vediamo di Sì. fare Durant Sì, scusa, Steel. in modo che sia più veloce. È in DD. Ok. Sempre in DD più Togekiss. Allora, non c'è potenziale di follow me da parte Di Simone. di Simone. Esatto. Quindi follow me più Max Flare prende Q su Durant. Cioè, trady danno su. Cioè, in DD Ma che non completamente. abbiamo. Ok, ha No, fatto Max la Guard. Protect. È La Protect. Extreme. Secondo me non lo vuole far vedere. E ha Hyper Hyperbeam! Beam! Abbiamo Ok. capito il plan. Eccolo il plan. Però ora puntare il Roser, stessa cosa che dicevamo prima, ti serve qua avere. Beh,
Beh, qua in realtà può proteggere, eh. Può proteggere, infatti protegge Togekiss, lo addormenta. Siamo punto a capo qua. Ah no, è vero, non poteva switchare Silvan, se non scemo io. No, non poteva switchare, esatto. Qui siamo punto a capo in realtà, perché adesso Togekiss può fare Airstream anziché la mossa certo. fuoco, perché tanto Durant deve dormire un turno. Può anche fare Airstream più Sludge Bomb tutto su Silvan. Non ci sono entrate. Ora, io tanto Durant deve dormire. Ma in realtà io qui Silvan lo lascerei in campo, fare Sludge Bomb e basta, perché comunque che pressioni ti dà su questi due Pokémon? Ti dà più Silvan che con Keldur, perché Silvan no, decidi di fare la Flare. Mentre invece Durant, non con Keldur, Durant era addormentato. Non condivido la Flare qua. Non condivido la Flare perché qua potevi lasciare Durant un turno così a fare niente. Quindi secondo me sì, beh, quello che dicevo io era di fare Airstream più Sludge Bomb tutto su Silvan, il turno dopo vi flare di là, i tuoi di là, e a quel punto prendeva anche io. Qui fa Dazzling e vediamo che col crittino, come ha detto Marcato, muore. E che rimane tra l'altro, sono abbastanza sicuro del fatto che quel Silvan sia Specs, per i danni che si è preso prima in Didi, si è presa prima in Didi. Dice che è Specs? Sì, possibile, abbastanza. Ma qui la partita è già finita. Qui la partita è già finita. Dazzlingling più mossa. Il fatto è che proprio non aveva troppe risposte a Fullumi più Togekiss. O meglio, anche... poteva provare a lindare con Gotitel. Sì, però non puoi fare fake out su Indeedee. No, con Gotitel per settare Trick Room, dico. Sì, quello è vero. Però se ti Trick Room comunque o hai Durant, cioè non puoi minacciare con Durant perché se ti Trick Room, cioè se hai Togekiss in campo, semplicemente no, Togekiss non va per Max Airstream, va per altre mosse. E poi ti minaccia Durant il turno dopo. Ok, ma dico, se tu non lidi con Durant, Gotitel... Intanto abbiamo visto una vittoria della Best of 3 da parte di Enrico. Sì, quindi poi porta i Grassium sul... Cioè, porta i Grassium sul 1-3 sul... esatto. Quindi posso... ci può ancora il pareggio. Alla prossima partita, esatto. Dicevo, comunque, se Simone avesse fatto Gotitel in lead con l'unico scopo di settare la Trick Room, più... un altro Pokémon che poteva essere una buzzer tipo con Keldur per fare Detect turno 1, prendersi Jalburn. Il turno dopo forse avrebbe potuto fare qualcosa. Sì, c'era sempre la possibilità però che Togekiss, cioè dall'altra parte vedi Roserade lì dato, Sleep Powder. E quello era un grandissimo problema, ci mancherebbe. Quasi. Però, non lo so, cioè... Credo che in match... Era difficilissimo da parte tua. Credo che match oggi siano finiti, non mi pare ci sia qualcos'altro. Non credo neanche io ci sia altro, anche perché è relativamente tardi. Sì, infatti. Tardi. Quindi io mi sa, ragazzi, che adesso vi faccio un attimo i saluti, visto che abbiamo visto tre game, tutti abbastanza belli comunque. Quali 2-0, quali 2-1. Ringrazio Edoardo per essere stato qua con me per il commentary. Ringrazio Luca per aver commentato. Grazie. Anche per aver vinto. Anche per aver vinto, ovviamente. Ringrazio Francesco anche perché ci ha dato questa opportunità. Che adesso credo che riproporremo anche i successivi giovedì. Quindi vi aspetto. Giovedì oggi. Sì, oggi è giovedì. Ha perso il Vi aspetto col prossimo stream. Che ci sarà anche domani. Sul canale di Pokémon Millennium e poi il giovedì di nuovo qua. Vi ringrazio comunque per averci seguito. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Arrivederci. Ciao.